Quindi stavamo parlando del momento in cui viene ucciso Vincenzo Milazzo. Lei ha detto tra Falcone, tra la strage di Capaci e via D'Amelio, e ci stava raccontando chi lo uccide e come muore. La prego di ripartire da lì. In pratica cosa succede? Che viene attirato in un tranello. Da chi viene attirato? È dai suoi amici, dentro virgolette. Antonino Gioe è alla presenza in quell'appuntamento, ci sono anche, questo l'ho preso da Antonino Gioe successivamente, ci sono anche Luca Bagarella, il capo di Castellammare del Golfo, Gioacchino Calabro. Sì. E poi... questo mi viene raccontato dal Gioe successivamente, quando gli chiesi come è morto. Mi ha riferito da uomo d'onore, cioè in che senso? Quando vide che mi fu raccontato questo dal Gioe, vide estrarre la pistola al Gioe, non ebbe alcuna esitazione nel dirgli spara a quel noto, tipo in questi termini, e quindi il Gioe fece fuoco. Quindi Gioe sparò in prima persona a Vincenzo Milazzo? Sì, mi disse così. E questo lo confessò a lei direttamente? Sì. Le disse anche perché sparò a Vincenzo Milazzo in quel momento storico? Per evitare che andasse a cadere nelle mani d'Overro, alias Ammazza Cristiani, alias Giovanni Brusca. Che vuol dire? Ci spieghi meglio. E non gli voleva dare la soddisfazione di farlo uccidere da Brusca. Quindi Gioe uccide Milazzo per evitare che lo uccidesse Brusca? Sì, che magari l'avrebbe fatto in modo più, diciamo, più violento, entro virgolette. Quindi comunque doveva morire Vincenzo Milazzo? Sì. E perché doveva morire per forza? Aveva fatto qualcosa? Aveva saputo qualcosa? Beh, guardi, subito dopo l'uccisione del Milazzo, come è tristamente noto, venne uccisa anche la sua ragazza, Antonella Bonomo. Mm. Ma che io appresi allora sia dal Gioe che dall'Alcamo Antonino, una moltitudine di corbellerie sul movente. Aveva rubato dei soldi, si era incassato dei soldi, aveva dato noia a una donna di un uomo d'onore, aveva parlato di Rina, aveva parlato male di Bernardo Provenzano, cioè una moltitudine di come dire, di falsità. Di falsità. E invece il motivo vero per cui Milazzo doveva morire qual era? Questo io non posso affermarlo con certezza. Noi, sia io e il Milazzo, sapevamo il motivo per cui dovevamo essere fatti fuori, perché sostanzialmente il Milazzo si era rifiutato, e mi ero rifiutato anch'io, di affiancare una strategia terroristica atta alla destabilizzazione dello Stato.